stata perché è stata una gara divertente. Il Bologna ha dominato il primo tempo segnando due gol e mettendo in mostra anche un gioco piacevole e divertente, grazie evidentemente alla dottrina mazzoniana che comincia a dare i propri frutti. Grande prova, quale sottolineare, il centrocampo del ventenne Loviso. Tutta del Parma invece poi è stata la ripresa, che ha visto comunque soltanto un gol dei Ducali, ma un gioco più sui nervi che con trame organizzate. E allarme rosso per la squadra di Baldini, che un'altra sconfitta dopo il rovescio di domenica sera a Udine con relative polemiche. E andiamo a vedere allora nelle immagini montate da Mario Piergentili le immagini della partita. Al primo minuto è il Parma che tenta di mettere subito paura al Bologna con Marchionni, ma Pagliuca è già acceso. Ma sono invece gli ospiti rossoblù a prendere in mano la partita, con Frey impegnato da Cipriani al quinto minuto, eccolo qui, e subito dopo da una invenzione di Torrisi, sempre sul calcio d'angolo battuto da Loviso. Il Bologna gioca bene, come detto il ventenne Loviso è bravissimo, mentre gli uomini di Baldini sembrano ancora in preda all'apatia evidenziata ad Udine domenica sera. Nervo Zagorakis, tacco del greco, ancora per Nervo che crossa corto e morbido per Locatelli, controllo e destro vincente alle spalle di Frey. È il tredicesimo, Parma 0, Bologna 1. Possiamo rivedere il tacco di Zagorakis, Nervo e il gol, controllo di Locatelli. Continua a spingere il Bologna, punizione di Loviso, respinta di Frey, Zagorakis rimette dentro e grande girata di Petruzzi e palla in rete. È il ventesimo, Parma 0, Bologna 2. Feste dei rossoblù vicini alla prima vittoria e rivediamo la respinta di Frey, l'acrobazia di Zagorakis e la gran girata di Petruzzi. Baldini pensoso e preoccupato. In tribuna invece Sacchi e Baraldi sono perplessi mentre il Parma reagisce. Angolo di Marchionni, testa di Paolo Cannavaro e Maccarone non riesce a mettere il pallone dentro. Beh, possiamo rivedere questa azione veramente incredibile, sfortunato anche Maccarone. Ecco, vediamo Cannavaro, eccoli. Baldini fa scaldare Gilardino e Morfeo che entrano poco dopo, il 38esimo per l'inconsistente Zico e un poco fortunato, l'abbiamo visto, Maccarone. Ripresa e il Parma ha una marcia in più e comincia a premere trascinato dai nuovi entrati. Calcio di punizione di Morfeo a Marchionni, palla dentro per Girardino, girata immediata, respinge Pagliuca su Cannavaro che insacca. Al tredicesimo Parma 1, Bologna 2, un bel gol, lo rivediamo. Ecco Girardino sempre prontissimo, un po' sfortunato anche lui, ma il gol arriverà probabilmente e Cannavaro in rete. Cambi in serie nel Bologna, Amoroso, Bellucci e Gamberini per Locatelli, Bellucci e Loviso. Il Parma aggiunge dal canto proprio Simplicio per Bolagno. E proprio i nuovi entrati danno vita alla quarantesima all'azione migliore dei Ducali. Lancio di Simplicio, torre di Morfeo per Gilardino e colpo di testa troppo centrale per impensierire Pagliuca. Eccolo qui. E termina la partita ben diretta dal signor Rodomonti. Bologna batte Parma 2-1 per l'esultanza di Mazzone e lo sconforto in tribuna di Arrigo Sacchi.